Pallavolo con la puntata di Barba e Capelli in onda questa sera alle 22 su TRC con l'intera squadra dell'Azimut che ha voluto essere presente al fianco del capitano Bruno Resende di Ervin Gapet in silenzio da novembre a oggi per tracciare il bilancio di una stagione e criticare compatta i modi e la gestione del tecnico Radostin Stoicev. Allora, partiamo da qui. Doveva essere la sera di Ervin Gapet, finalmente al microfono dopo mesi di silenzio. La puntata di oggi di Barba e Capelli si è trasformata in una risposta di gruppo che l'intera Azimut ha voluto dare compatta al tecnico Radostin Stoicev. Tutti insieme, dal capitano Bruno Resende in giù, per mettere i puntini sulle i rimasti in un cassetto fino a quando la palla è rimasta in volo. Sulla rottura che lo ha spinto a dire addio a Modena Volley, il francese la pensa così. Io avevo 2 anni di contratto e io ho fatto sapere a Caccia e alla società che lo continuerò sicuramente con Rado. E quindi a questo momento, quando ho parlato, che è arrivata questa opportunità per me di Kazan, per Caccia, dico a questo momento lì, lei, dopo aver parlato, lei voleva, era. Stava sulla sua decisione di tenere Rado e quindi io dovevo fare una scelta molto veloce perché Kazan dopo Modena era la miglior possibilità per me. Quindi ho preso questa decisione soprattutto perché Katia ha deciso di tenere Rado. Il suo futuro è in Russia, Kazan, ma le idee chiare su ciò che Modena e Katia Pedrini dovrebbero fare le ha. Con Katia abbiamo parlato tanto perché ci vogliamo bene e secondo me sta adesso spero che sta cambiando idea e anche per questo che io oggi sono qua perché voglio bene a Modena, voglio bene alla pallavolo a Modena e secondo me con Rado non è l'allenatore giusto per questa società. Appuntamento da non perdere dunque questa sera con Barba e Capelli alle ore 22 per parlare in maniera approfondita di quella che è stata questa stagione complicata, ma anche tanto di futuro.